Adesso passiamo a capire cos'è il GPS. In realtà vi parlo di GPS, ma esistono altri due sistemi. Uno è Galileo e l'altro è il GLONASS, che sono due sistemi diciamo, nu più nuovi in realtà. Uno è più o meno, è più o meno della stessa età, che sono uno quello europeo, Galileo, che è appena stato questo, è stata appena lanciata la costellazione di satelliti, e GLONASS invece quello russo. Tutti i dispositivi GPS che avete in tasca, se sono abbastanza recenti, quindi vuol dire anche qualche anno, non sto parlando di cose uscite quest'anno, supportano tutti i sistemi di positioning, soprattutto i device, quelli proprio dedicati esterni, diciamo, anche i contachilometri della bici, in genere ha già dentro un chip che riesce a rilevare tutti i tipi di satellite. Adesso vi parlo del GPS perché gli altri funzionano in maniera praticamente speculare, quindi sì, GPS è quello più classico. Il GPS sta per Global Positioning System, è un sistema militare americano, che è stato reso libero, diciamo più o meno libero, per l'uso commerciale. Quindi abbiamo una costellazione di 24 satelliti in orbita che manda a terra delle posizioni di dove sono questi satelliti. E in base alle posizioni con il tempo riusciamo a capire la posizione in cui mi trovo usando una tecnica che si chiama triangolazione. Allora, praticamente come funziona? Allora, io intendo come mio ricevitore GPS deve ricevere almeno un messaggio da quattro satelliti per funzionare. Perché cosa fa? Prende i dati del satellite e calcola delle sfere, diciamo, utilizzando come dati le posizioni. La posizione in cui mi trovo, scusate, almeno, la posizione in cui in teoria mi trovo, e ci trova il satellite, scusate, e calcola le sfere basate sulla distanza tra il satellite e il ricevitore. Quindi io ho la posizione del satellite e la distanza. Quindi io faccio una prima sfera e mi trovo un'area ipotetica, cioè nel senso che tutto quello che c'è in quella sfera lì potrebbe essere la mia posizione. Lo faccio quattro volte e ogni volta che interseco una sfera vado a ridurre un po' di distanza. Cioè vado a ridurre l'intervallo in cui io mi posso trovare. Quindi queste sfere più sono, più ho precisione. Nel senso, se io vedo quattro satelliti, io mi trovo un'area dove più o meno sono. Perché ho bisogno di tre, non quattro? Perché con l'accuratezza con tre sfere sarebbe troppo bassa. In teoria sarebbe sufficiente, però diciamo, in genere si usano almeno quattro sfere per avere, quindi quattro satelliti per poter avere una buona precisione. E qual è uno dei problemi maggiori nel calcolo della posizione del GPS? Intanto che per calcolare la distanza al satellite è necessario sapere quanto ci mette il satellite, cioè il segnale arrivare dal satellite al ricevitore. Per fare questo, ovviamente posso farlo con la distanza, per calcolarmi la distanza faccio l'orario di arrivo del segnale, cioè l'orario del dispositivo, meno l'orario di partenza per la velocità del segnale. La velocità del segnale è in genere la velocità della luce, un'onda elettromagnetica, ma ho un problema che i satelliti hanno l'ora sincronizzata, mentre il mio dispositivo potrebbe non avere un'ora corretta. Quindi, per risolvere questo problema, i satelliti, ad esempio, non mandano solo la posizione, ma mandano anche sempre in broadcast, cioè quindi a tutti, il tempo sincronizzato, che è un tempo atomico che quindi è stabile nel tempo. E quindi funziona in questo modo: più
satelliti visibili, più ho una maggiore accuratezza della posizione. A volte però vi sarà sicuramente capitato di avere degli iter, cioè di avere del posizionamento sbagliato. Perché? Allora, per due motivi. O non avete abbastanza visibilità dei satelliti, o l'ora del dispositivo non è aggiornata, oppure il terzo caso che avviene abbastanza frequentemente in realtà è quello che, essendo un sistema militare, il GPS, non ogni tanto vengono introdotte delle cosiddette sequenze di iter che cosa fanno? Che disturbano il segnale. Quindi se banalmente lasciate lì il vostro dispositivo, a volte capita che mi dimentichi il mio conto chilometri della bicicletta acceso e magari non avviato, però che comunque segna la distanza. Lo lasci lì in aggiornata, poi lo prendi in mano e vedi che ha fatto, che so, 400 metri. È proprio dovuto a questi fattori diciamo, introducono il disturbo, che viene introdotto anche volontariamente. Dopo ovviamente è molto più importante la visibilità dei satelliti. Vi faccio una domanda: secondo voi quant'è l'accuratezza del GPS, cioè di quanto sbaglia il posizionamento del GPS, così giusto per vedere se avete una vaga idea? Numero a caso, cioè, ragionevole. Allora, qui le risposte sono dai 15, 20 metri ai 10 centimetri, quindi... Allora, 10 centimetri ve li sognate, magari. Stiamo parlando di 30-40 metri nell'uso commerciale. È un'illusione quella che vedete negli smartphone. Perché è proprio limitato dal punto di vista dell'uso. E in realtà sullo smartphone viene utilizzata una cosa molto, molto furba, che è la GPS, cioè il GPS assistito, che è una cosa che praticamente fa una correzione differenziale. Cioè, allora, il telefono funziona più o meno allo stesso modo del GPS, sa dove sono le antenne e lo sa tramite un calcolo della potenza, perché è abbastanza facile da fare, perché le potenze sono note, in gioco sono note, perché proprio quando si aggancia alla cella vengono date delle informazioni, tra cui la posizione geografica esatta e il sistema di trasmissione. Quindi il telefono può fare dei conti e sapere più o meno in che area si trova, perché se io ho, per esempio, tre antenne nel mio intorno e mi trovo che la potenza da una certa antenna è, che so, 10, l'altra 15, l'altra 2, io so che sono più verso l'antenna 1 e più, un po' più, molto lontano dall'antenna 3 e magari l'antenna 2 è a, insomma, 30 metri, quindi mi vado a calcolare questo intorno e so più o meno dove sono, cioè, quindi ho un'area più o meno possibile. Sto semplificando molto. Combinando questa informazione con la posizione del GPS, riesco a correggere e arrivare all'incirca ai 10 metri. Quindi quando voi vedete una posizione del GPS, anche se vi sembra giusta, sappiate che può essere sbagliata di all'incirca 10 metri, che è molto poco per l'uso di posizionamento di navigazione, però è abbastanza per, se uno si fida ciecamente del dispositivo, per avere dei problemi, che 10 metri in montagna è la differenza tra vivere e morire a volte, purtroppo. E quindi come si fa a correggere ulteriormente questo dato? Se io voglio una posizione ancora maggiore, devo utilizzare un sistema ancora diverso che si chiama RTK, cioè correzione differenziale in tempo reale, e questo mi consente di arrivare a in genere i 5 centimetri. Se voglio, o meglio, posso arrivare a precisioni maggiori, a accuratezze maggiori, faccio una nota da ingegnere, diciamo. Allora, in genere bisognerebbe non parlare di precisione, ma di accuratezza, perché l'accuratezza è quanto è giusto il dato che ho misurato.
Mentre quando si parla in genere si parla di precisione, la precisione è quanti numeri ho dopo la virgola. Quindi uno può avere tranquillamente una precisione molto alta, ma un'accuratezza molto bassa. Quindi quando io vi parlo di accuratezza, intendo quanto è giusto il punto in cui siete rispetto al numero, ai numeri che leggete sul dispositivo. Quindi nel caso dei GPS appunto abbiamo un'accuratezza abbastanza, cioè giusta per l'uso che se ne fa, però non proprio per design all'intorno dei 30-40 metri. Vi chiedete, ma come fanno a mirare le bombe, cioè a mirare il punto giusto per far atterrare il missile con una precisione del genere? Perché quello, il sistema militare è corretto, cioè è migliore, e quindi corregge alcune derive già in fase di design. Quindi è lo stesso sistema, però i dati che riceviamo dal punto di vista commerciale per l'uso che tutti possono utilizzare è più, diciamo, è meno accurato. Non esiste solo il GPS proprio perché il GPS è stato pensato in ambito militare, quindi se domani gli Stati Uniti decidono di spegnere il sistema, in teoria nessuno ha più la posizione geografica da satellite. Quindi hanno messo in piedi Galileo e GLONASS proprio per evitare questo problema. Diciamo. Allora, quello che vi dicevo prima, adesso abbiamo la posizione, ma questa posizione, nel caso del GPS, è espressa su VGS-84, cioè è espressa sul sistema dato del satellite che mi dà l'altezza sull'ellissoide. Quindi quando io mi vado a calcolare al punto dell'altezza in cui sono, per esempio vado a vedermi adesso in realtà ormai tutti i contachilometri abbastanza buoni hanno sensore barometrico, quindi questo non vale, però per esempio se io vado a vedermi la quota utilizzando un'app, in genere mi trovo un'altezza sbagliata, perché l'altezza si riferisce, quella che mi dà la posizione al GPS, mi dà l'altezza in riferimento all'ellissoide, che quindi può essere diversa, perché può essere sotto il mare o sopra il mare. Quindi per capire qual è la differenza reale, devo avere un parametro che si chiama ondulazione geodidica, cioè la differenza tra la posizione dell'ellissoide e sull'ellissoide e dal geoide, questa N che trovate, perché praticamente l'altezza che vi dà il GPS magari è questa, quindi quella, la H piccola, mentre a voi interessa la H grande, che è quella effettivamente la superficie fisica della Terra, la quota che si è rispetto al livello del mare.